I tagli del PNRR da parte del governo tolgono alla Sardegna 500 milioni di euro su 16 miliardi totali, mettendo a rischio numerosi progetti. A lanciare l'allarme nei giorni scorsi il deputato Dem Silvio Lai, componente della Commissione Bilancio della Camera. Il taglio riguarda la riduzione delle misure sulla transizione ecologica, inclusione e coesione, interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio, l'efficienza energetica dei comuni, fino agli interventi per le infrastrutture sociali delle aree interne. I ministeri coinvolti dai tagli sono diversi: infrastrutture, ambiente, fino all'università. La città di Sassari potrebbe perdere quasi 22 milioni di euro. Fondamentalmente non abbiamo nessuna preoccupazione, anche se nell'ambito dei progetti del PNRR che slitteranno su altre forme di finanziamenti europei, Fondo di Sviluppo e Coesione o Fondo di Sviluppo Regionale, stiamo parlando di ben 28 milioni di euro per questa amministrazione. Tutti i comuni hanno avuto garanzie che i finanziamenti non si perderanno, ma slitteranno solo nel tempo. Questo anzi potrebbe essere qualcosa di positivo, perché la ghigliottina della realizzazione del collaudo delle opere entro il 31 dicembre del 2026 era per molti interventi davvero un qualcosa di difficile da realizzare. Quindi non siamo preoccupati, non credo che ci saranno problemi nemmeno per quegli interventi che noi abbiamo già addirittura completato. Vi sono alcuni interventi che saranno definanziati dal PNRR per passare a fondi europei dell'Agenda 21-27 che sono addirittura già completate. Anche su questo confidiamo che il governo e la regione possano fornire dei percorsi tali da non creare danni agli imprenditori.